Trapani batte Rende 8-0, era importante ripartire poi con un punteggio del genere, la dice lunga della voglia del Trapani a tornare a fare il risultato. Sì, lo cercavamo per tanti motivi, prima per risollevarci da un periodo non molto positivo, per ciò che concerne i risultati, poi perché volevamo regalare alla società in questo momento una soddisfazione, qualcosa che credo che tutti ci meritiamo, quindi è stata suggellata questa vittoria anche da una prestazione, diciamo, maiuscola da parte di tutto il gruppo. Immaginavi una reazione proprio così veemente da parte dei tuoi? Ma lo speravo perché in settimana ci avevamo allenati con il piglio giusto, si vedevano le situazioni che già conosciamo. Dovevamo solamente ritrovare la fiducia e le distanze. Questo di qua è stato fatto oggi con la giusta cattiveria agonistica, con il giusto agume tattico e quindi siamo stati premiati con un vantaggio che insomma si commenta da solo. Ciò che sorprende è che al risultato ampiamente acquisito la squadra macinava ancora gioco e si trovava sempre in situazione a tu per tu col portiere. Sì, no, questo qua è una, come dire, il nostro credo, quello di lavorare sempre nella fase offensiva, quindi difendere alti, quindi non possiamo cambiare l'atteggiamento anche perché non sarebbe stato giusto e riguardoso nei confronti dell'avversario. Lo ripeto, noi abbiamo questo atteggiamento che cerchiamo di tenere la palla elevata dal campo avversario e cercare di fare la fase difensiva più alta possibile, quindi logicamente ci ritrovavamo sempre sulla tre quarti. Siamo stati bravi soprattutto a interpretare i diversi cambiamenti tattici che durante la partita abbiamo attuato. Un tuo pensiero sulla tragedia della scorsa settimana? Quello fa riflettere tutti perché fa capire quanto è importante non solo il valore della vita, il valore come dire, alcuni valori, alcuni ideali che rispecchiavano l'uomo e il calciatore a storia. Siamo tutti scossi, naturalmente poi piovono, come dire, a cascata in altri casi, anche in altri sport, ricordiamoci, nel ciclismo, in altri sport purtroppo ci sono delle morti premature che ci fanno riflettere. Dobbiamo solamente, come dire, continuare a lavorare sulla prevenzione, cercare di essere più attenti possibili, infondere i valori dello sport, i grandi valori di cui era portatore sano Davide Astori. Partita a senso unico, Trapani batte 8-0 il Rende, autore di una tripletta Francesco Cagitano. Raccontaci un po' questa partita. Sì, una partita che comunque non ci aspettavamo di avere questo approccio, anche perché dai punti in classifica comunque non era molta la differenza. Abbiamo avuto un grande atteggiamento fin dai primi minuti e poi diciamo una volta che siamo andati avanti con il primo, con il secondo e con il terzo gol abbiamo avuto, diciamo, la supremazia del gioco, quindi è venuto tutto più facile dopo. Mister Amoroso, nonostante il risultato largo, vi diceva sempre di andare a pressare e la voglia di andare ancora in gol era tanta. Ma lui è un allenatore che vuole sempre il 110% in ogni partita, non importa il risultato. Ripetevamo sul 5-0, voleva sempre che spingevamo forte, anche perché poi alla fine contano sempre gol. Comunque, una buona prestazione, comunque mi fa piacere che il mister vuole il 110%, perché comunque anche noi diamo il massimo in ogni partita. Quanti gol sono adesso? 13. C'è un obiettivo? Ma il mio obiettivo è sempre il prossimo gol, fare bene sempre la prossima partita e poi a fine anno si vedranno i risultati. 8-0, padrone del centrocampo Filippo Tolomello. Tra l'altro, hai timbrato il cartellino per due volte. Sì, è la prima volta da quando sono qui in questa società ad aver siglato una doppietta. È stato molto bello per me perché non c'ero mai riuscito in una partita di un campionato così importante. Era importante ripartire con una vittoria, poi se è così netta ancora meglio. Sì, è tanto importante perché nelle scorse partite non abbiamo fatto tanto bene e quindi dovevamo riprendere il nostro cammino.